La gazzetta dello sport con la sua vita ultracentenaria rappresenta uno dei fenomeni italiani di maggiore longevità e ancora oggi è il quotidiano più letto in Italia. Ma qual è il suo segreto? Lo abbiamo chiesto a Pier Giovanni Sciascia della sezione marketing del giornale. Beh, diciamo che il successo sta nel suo DNA. La Gazzetta dello Sport vive ormai da 114 anni e ogni giorno si rinnova, cerca di rinnovarsi sempre al meglio per offrire contenuti e servizi ai suoi clienti, lettori, ma anche al mercato pubblicitario, offrendo sempre nuovi contenuti e nuovi servizi. Contraddistingue la Gazzetta dello Sport il linguaggio pop semplice, aperto a tutti, ma qual è stata in questi anni l'evoluzione delle strategie di comunicazione? Beh, le strategie di comunicazione hanno seguito parallelamente l'evoluzione editoriale del giornale per cui una maggiore apertura dal 2006 verso contenuti anche extrasportivi e quindi la testa dello sport e le sue, la sua comunicazione ha cercato di valorizzare tutto quello che circonda la vita di ognuno di noi con tutto il rosso della vita che va anche al di là dello sport e ci circonda e, ogni giorno. Il seminario tenuto da Pier Giovanni Sciascia si è svolto l'8 ottobre a Tor Bergata e rientra nell'ambito del Master in Sport Management organizzato dalla Facoltà di Economia. Questo è uno dei punti di forza, appunto, il payoff della Gazzetta. Sicuramente, la volontà di Gazzetta è quella di offrire, come abbiamo detto, ogni giorno contenuti e ogni giorno vuole circondare di rosa la vita di ognuno di noi. Nel corso dell'evento è stata presentata agli studenti RCS Sport, una sport company guidata da manager specializzati nella gestione di eventi e diritti sportivi che organizza alcune tra le principali manifestazioni sportive professionistiche a livello nazionale ed internazionale. RCS Sport è la società del gruppo di RCS Quotidiani, un accostolo per così dire di Gazzetta dello Sport che si occupa dell'organizzazione di eventi non solo di Gazzetta, adesso è sempre di più una sport business company che si occupa di eh, advisoring ma anche di organizzazione di eventi non di proprietà di Gazzetta.